Dunque abbiamo visto che, partendo dalla legge del moto di Newton e sostituendo al posto della forza l'espressione della forza elastica, la legge di Hooke, e al posto dell'accelerazione, la formula dell'accelerazione del moto armonico, si ottiene questa relazione tra la costante elastica della molla, la massa pesa e la pulsazione omega. Ricordando che omega, la pulsazione, ha questa espressione, andandola a sostituire qua, possiamo ricavare il periodo, la durata quindi di un'oscillazione, ottenendo questa formula qua. Formula che esprime il periodo dell'oscillatore armonico, quindi la durata di un'oscillazione, in funzione dei due parametri massa e rigidità della molla che abbiamo visto anche nei video, massa appesa e rigidità della molla costante elastica. Questa relazione è intuitiva perché all'aumentare della massa appesa si allunga il periodo, quindi le oscillazioni diventano più lunghe, cioè durano di più. Inoltre questa relazione ci dice anche che se noi cambiamo la rigidità della molla, quindi prendiamo un'altra molla per esempio più rigida, con una costante elastica più grande, il periodo si abbrevia. Quindi le molle più dure oscillano con periodi brevi, cioè oscillano tante volte al secondo, cioè con grande frequenza. Più la molla è rigida, più oscillazioni fa al secondo, quindi è alta la sua frequenza di oscillazione. Queste conclusioni sono sintetizzate qua. L'ultima che abbiamo detto è questa: maggiore è la rigidità K, costante elastica, della molla, e più le oscillazioni sono rapide. Quello che abbiamo detto prima invece riguardava la massa: maggiore è l'inerzia, cioè la massa dell'oscillatore, vuol dire la massa appesa, e più lente sono le oscillazioni. E poi quello che avevamo detto ancora prima, la durata delle oscillazioni non dipende dall'ampiezza del moto. Infatti se andiamo a guardare la formula del periodo non vi compare l'ampiezza del moto, cioè se questo punto materiale oscilla per molti centimetri a destra e a sinistra o per pochi centimetri. In conclusione, le oscillazioni sono più lente se la massa appesa è grande e se la molla è morbida. E queste oscillazioni, la durata, non dipende dall'ampiezza iniziale, cioè se l'oscillatore oscilla in modo ampio o in modo poco ampio.